Ciao a tutti! Stamattina voglio fare un Get Ready With Me. Provo a parlare un po' piano perché sono le 6:30 della mattina e i vicini altrimenti mi sentono. E voglio fare un Get Ready With Me, insomma, più o meno. Comunque voglio mostrare un trucco che ho realizzato ieri mattina e che mi è piaciuto tantissimo, con protagonisti la Naked Heat, che io stra-adoro perché per questa stagione, ma io anche in inverno, adoro i colori sul rosso. Mi piace tanto fare trucchi con i colori sul rosso, sul porpora, non lo so, mi dà un senso di vampiresco, non lo so, è un'idea mia comunque. E soprattutto due prodottini di Lancrime che avevo già preso un po' di tempo fa, che sono il Diamond Dew, che praticamente è una specie di ombretto super super glitteroso, tutto un po' ispirato alle sirene, agli unicorni, a questo mondo, insomma un po' così. Quindi il Diamond Dew, che è tutto glitteroso, ne ho due, però oggi useremo questo marrone. E poi questo prodotto per le labbra, che è Siren, che è praticamente un top coat oro rosa, più rosa che oro, però insomma oro rosa, un top coat comunque che è un po' cangiante. E quindi iniziamo subito. Io già ho fatto tutta la base, perché la base è sempre la stessa, e se volete vi dico i prodotti che ho utilizzato come, diciamo, correttori. Mi sto trovando stra bene e sinceramente avevo seri dubbi sulla combinazione di questi correttori. Allora, ho innanzitutto questi due di Tony Moly, che sono il verde per i rossori e questo un po' più aranciato per le occhiaie un pochino bluastre, e mi sto trovando bene perché sono molto molto cremosi e sfumabili. Poi, per andare a illuminare la zona sotto, insomma, degli occhi, utilizzo questo correttore della Rimmel che ho preso al supermercato di corsa, che è praticamente il Hide the Blemish e nella colorazione Sand 002. E anche questo lo trovo fantastico perché è molto cremoso, è molto idratante e infatti la zona qui degli occhi è molto molto idratata, e quindi adoro questa combinazione di prodotti. Il fondotinta e la cipria del momento sono entrambi di Too Faced e sono della linea Born This Way. Io ho quindi il fondotinta, che trovo sia un po' troppo giallo, però vabbè, non fa niente, che è il Pearl, e la cipria questa, che ha un packaging, cioè vi devo far vedere il packaging, avevo postato infatti anche una foto, perché praticamente ha il coperchio che quando lo aprite ha, non so se si vede, il cuoricino, cioè è bellissima. E questa è la colorazione, non so, forse di questa c'è solamente questa, perché non ha colorazione, non me lo ricordo. Comunque la cipria questa. Poi per il contouring utilizzo questo duo di sempre Too Faced, che è lo Sweethearts Bronzer, e il mio è nella colorazione Sweet Tea. Strano che abbia preso questa, visto che io adoro i tè, vabbè, ma non l'ho preso per il nome, che è formata da questi due bronze che sono leggermente satinati, quindi non sono completamente matte, ma io non mi faccio problemi con glitter, cose scintillanti, non sono quindi una youtuber di quelle che se vedono un glitter muoiono. E ha quindi questo doppio bronze, più chiaro e più scuro in base alle esigenze, quindi io lo stra adoro per questo. Come blush, visto che faremo un trucco sui toni del rosso più o meno, ho utilizzato questo di MAC, della linea quella lì di Marilyn Monroe, che è il Legendary, che è un satin, quindi non è matte, ed è questo salmone molto chiaro, che quindi mi dà proprio un tocco molto molto naturale, perché comunque gli occhi saranno belli intensi. Come
come illuminante io faccio sempre una base con un prodotto cremoso. In questo caso ho utilizzato sempre di MAC, questo della linea di Rihanna, che è il Diamonds, che è un frost, ed è questo, che è un dorato più o meno cremoso. E poi sopra vado a metterci, perché solo quello non mi basta, un illuminante, e in questo caso ho preso questo un po' rosato, un po', insomma, anche questo un po' cangiante, che riprende un po' il prodotto questo per le labbra, come vedete, ed è questo sempre della MAC, che è il Beaming Blush, un Extra Dimension Sky Finish, ed è questo, che è un po' rosa e un po' oro. E quindi basta, questa è la mia base, quindi iniziamo subito con il trucco degli occhi. Vado a stendere su tutta la palpebra mobile He Devi, che è questo rosso matte, e lo stendo appunto su tutta la palpebra mobile, stando attenta quindi anche a sfumare abbastanza bene, diciamo, il contorno, anche se comunque poi andrò a sfumarlo ulteriormente dopo, però insomma intanto già un pochino lo sfumo. E quindi questa è la nostra base per il Diamond Hue di Dylan Crime. Sto adorando questi prodotti di Lancrime, mi piacciono tantissimo. Il top coat, quello lì per le labbra, non è proprio il mio prodotto preferito, però perché dipende comunque da cosa ci metto per base. Oggi ho utilizzato il rossetto MAC Kinda Sexy, quindi nude MAC molto famoso, che è un matte, anche se comunque ha un finish comunque che non è proprio matte, boh, questa cosa non l'ho mai capita. E quindi niente, allora volevo dirvi che è molto strano che io oggi riproduca lo stesso trucco che avevo ieri, perché io difficilmente faccio lo stesso trucco due giorni consecutivi, comunque sempre lo stesso trucco. Ma perché infatti io non riesco a capire quelle youtuber che fanno tutorial tipo trucco per tutti i giorni, oppure che comunque lo dicono che si truccano più o meno sempre allo stesso modo, tranne nelle occasioni. Ma siccome io di occasioni non ne ho chissà quante, approfitto la mattina per truccarmi in un modo un pochino più carino. Nella piega, insomma, come colore di transizione, vado ad applicare questo accanto a He Devil, che è appunto questo, che è Dirty Talk, e che è un satinato ed è un pochino più chiaro dell'altro. Ed è un satinato che stranamente non si perde al momento dell'applicazione o comunque della sfumatura, e quindi mi piace tantissimo. Stavo dicendo che io difficilmente mi trucco ogni giorno allo stesso modo, proprio perché la mattina il momento del trucco per me è un momento rilassante, è il momento in cui comunque iniziano la mia giornata, e più o meno tutti facciamo le stesse cose ogni giorno, cioè difficilmente insomma cambiamo. Quindi se io penso che la mattina mi debba comunque truccare sempre allo stesso modo, che io debba utilizzare sempre gli stessi prodotti, significherebbe comunque veramente non avere stimoli, no? Perché fare sempre le stesse cose ci fa anche un po' impigrire, e non andiamo quindi a sforzarci magari di fare cose un po' diverse. E infatti anche l'altra sera
mi stavo allenando, stavo guardando un video di fitness un po' particolare, praticamente una lezione di esercizi anche nuovi nei movimenti, insomma nelle cose, fatti tutti con un asciugamano. E la ragazza, infatti, che diciamo l'istruttrice, infatti, ha detto una cosa che mi è piaciuta. L'ha detta in inglese, quindi credo di averla capita, e ve la ripeto. Intanto vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare. E io solitamente applico sempre una matita, in questo caso ho questa di Dior bianca, bianca classica. Io non so da quanto tempo ho questa matita. Non è che mi faccia impazzire, perché la trovo troppo dura, però ora ce l'ho e la voglio finire. Infatti utilizzo sempre solo questa, proprio per finirla. Quindi io solitamente faccio sempre questo, applico la matita quindi chiara del momento, a volte ne ho due, ma ho anche quella magari burro, però adesso voglio finire questa perché veramente non so da quanti anni io ce l'abbia e non mi piace. La applico essenzialmente così, facendo quindi un triangolo in questa zona e applicandola sotto alle sopracciglia, e poi la vado praticamente a sfumare con un ombretto. Sì, lo so che ora sembra che io abbia, come diciamo, tra le palpebre una macchia, ma poi verrà sfumata, spero. Ecco, solitamente io faccio così e poi lo sfumo con il colore, con un colore chiaro. In questo caso lo sfumeremo con Aums, che è praticamente il colore più chiaro della palette, e anche questo è comunque un po' satinato, quindi questo. Insomma, questa ragazza ha detto una cosa importante, cioè magari ci state facendo dei movimenti un po' diversi dal solito, perché comunque era un allenamento particolare, e quindi ha fatto, ma bisognerebbe fare, dice, comunque, ok, suoni a caso, è l'omino della raccolta differenziata, e fare, diciamo, ogni giorno un po' qualcosa di diverso, anche dei movimenti diversi, appunto per allenarsi, perché non solo, insomma, aiuta i muscoli, e vabbè, questo si sa, ma aiuta poi anche magari il cervello a non pensare sempre allo stesso modo. E questo pensiero a me è piaciuto veramente, veramente tanto, e quindi, insomma, ecco, vi stavo dicendo, per me quindi la mattina, il momento del trucco, è un momento non solo di relax, perché mi piace truccarmi, ma anche un po' stimolante, perché cerco comunque di creare ogni mattina, poi magari alcune cose, vabbè, le ripeto, a distanza di tempo, però comunque qualcosa che si abbini, magari, che ne so, all'abbigliamento, una combinazione magari di colori che non avevo provato prima e che provo, poi magari ovviamente non sempre tutto mi riesce perfettamente, e vabbè, non fa niente, insomma, se una mattina un trucco non viene perfetto non se ne accorge nessuno. E quindi niente, intensifico un altro pochino questo, e ora andremo a intensificare la zona, insomma, tra le palpebre, con un colore un po' più forte, e useremo tra le palpebre Amber, che è praticamente l'ultimo, questo, anche questo un satinato. Io adoro questa palette, mi piace tantissimo, perché trovo siano, a parte, colori perfetti per l'estate, ma comunque hanno un finish che mi piace. E io adoro gli ombretti, gli Urban Decay, tutte le naked che ho, le adoro, le stra adoro, e le uso anche parecchio, però questa è la mia naked preferita in assoluto.
perché ha questi appunto colori particolari. E niente, poi che altro vi voglio dire? Vediamo un po', non lo so, adesso si viene in mente qualcosa, perché ovviamente io non è che mi sto, quindi preparo una scaletta quando faccio un video, anche perché questo video non era nemmeno previsto, mi è venuto in mente così, proprio perché quel trucco mi è piaciuto tantissimo, perché era molto glitteroso e quindi niente, ve lo voglio riproporre, anche perché, anche se io, ecco appunto, non adoro l'estate, infatti vi lascio un video che feci un po' di tempo fa sul fatto di definire l'estate, la primavera, insomma, bella stagione, se è veramente una bella stagione, perché per me non lo è. A questo punto vado a sfumare un po' i bordi di questo pastrocchio con Chaser, che è praticamente quest'altro colore chiaro della palette, che è un marroncino molto 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 chiaro, sempre un po' satinato. Qui essenzialmente di colori matte ce ne sono 5, credo 6, quindi sono la metà, 4, 6, 8, 10, la metà. E cosa vi stavo dicendo? Ah, che io non amo particolarmente questo periodo, quindi l'estate, la primavera, perché trovo che ci siano molti disagi, e in quel video infatti ve ne parlo un po' in modo ovviamente comico, insomma, comunque non sono disagi chissà cosa, però io, ecco, non amo particolarmente questo periodo, però mi piacciono i colori e io solitamente mi trucco in modo colorato un po' sempre. Ecco, come vedete, insomma, ora la situazione è un pochino migliore, quindi è un po' più sfumata. A questo punto applichiamo il nostro Diamond Dew. Questo prodotto si può utilizzare, è un ombretto praticamente cremoso, e si può utilizzare o proprio così, quindi su tutta la zona che si vuole, in questo caso la palpebra mobile, ed è quindi molto glitteroso, oppure si applica un pochino, poi lo si sfuma con il dito e diventa un pochino più delicato, e quindi oggi lo applicherò così come l'ho applicato ieri mattina, in modo delicato, anche se non è proprio il mio genere, di solito infatti lo applico proprio in modo pesante. Ha l'applicatore molto simile a un gloss, quindi lo applico un pochino e poi lo vado a sfumare con le dita. Io adoro i glitter, datemi i glitter e mi fate felice. Io non capisco tutta l'avversione che hanno in generale le YouTube, o comunque anche quelle che hanno proprio canali magari molto più di makeup, di beauty. Io non capisco l'avversione che hanno per i glitter, cioè, ma sono bellissimi. Ovviamente bisogna anche utilizzarli con parsimonia. Sto facendo una fatica tremenda a sfumare l'occhio sinistro con il dito destro, però sì, diciamo, più o meno sono uguali. Come vedete, i glitter non sono proprio molto discreti, sono un pochino grandi, quindi insomma vi deve piacere un po' il genere. A me piace, e quindi io ci vado proprio matta, ci vado fuori. Poi prendo questo colore, che è colore aranciato, sempre un po' satinato, che è l'ambre, ed è questo, e lo applico un pochino, ma proprio poco poco, qui, perché questo tocco di arancio, comunque di rossiccio in questa zona, a me piace, e lo vado praticamente a congiungere con i colori della piega. Potrebbe sembrare una cosa inutile,
perché è una zona un po' anche nascosta così. Però a me sinceramente l'effetto finale piace, perché c'è comunque un pochino di arancio e quando insomma si sbatte l'occhio così si vede, e a me piace l'effetto. E quindi manca l'eyeliner. L'eyeliner che sto utilizzando in questo momento, che stra adoro, l'eyeliner della vita, io credo che non lo cambierò mai più, è questo di Kat Von D, il Tattoo Liner. Allora, a parte il nome Tattoo Liner, quindi non può che piacermi, non so se ve l'avevo detto anche nell'ultimo video, poi non me lo ricordo, comunque questo totalmente nero, perché allora va un pochino agitato, perché ha un pennellino molto sottile, quindi permette veramente di giocarci tantissimo, quindi applico l'eyeliner. Ok, rieccomi, ho messo non solo l'eyeliner ma anche il mascara sulle ciglia superiori, che in realtà credo, perché non è che si veda molto, sia un po' finito, però siccome non sono sicura e mi dispiace buttarlo perché secondo me ancora è buono, io sto utilizzando praticamente questa mini size che mi avevano regalato forse da Sephora, della Urban Decay, che secondo me è finito, però non lo so, io continuo a utilizzarlo perché secondo me non è finito. Comunque, a parte questo, dobbiamo concludere il nostro make-up con la parte inferiore dell'occhio, e quindi prendo sempre Ember, quindi questo che abbiamo utilizzato nella piega, e ci intensifico la parte finale dell'occhio. A proposito del fare cose, che si diceva prima, no? Del fare comunque cose nuove, stimolanti ogni giorno, proprio per evitare di rimanere imbottigliati praticamente nella routine. Una cosa che a me piace fare molto è di guardare film in lingua originale. Ma non solo guardarli, ma io lo so che, cioè, io come li guardo io è assurdo, cioè tipo anche per vedere una serie TV che dura una puntata 40 minuti ci metto 2 ore praticamente, perché poi io stoppo ogni volta che non capisco qualcosa del sottotitolo, vado a cercare il significato, anche se magari il senso della frase l'ho capito, però io devo cercare il significato di ogni parola. Comunque, nella parte restante della palpebra metto Scorched, che è questo, dov'è? Questo, sì, questo qui, bellissimo, bellissimo, super super luminoso. E quindi niente, mi piace guardare i film in lingua originale, più che altre serie TV. Ho ripreso in mano, dopo un po' che non lo facevo, Bones. A me piace tantissimo Bones, tant'è che ho i DVD di tutte e 10 le stagioni. Poi ho visto che è uscita anche la 11ª e la 12ª, infatti i miei prossimi acquisti saranno questi DVD. Quello praticamente l'italiano non c'è, perché sono le edizioni, che ne so, o inglesi o francesi, perché in Italia ancora non esistono, e mi piace guardarli in inglese, per quanto, ecco appunto, io magari il senso del discorso lo capisco, però mi piace proprio andare a cercare il significato delle singole cose. Fatto, quindi mi piace molto riprendere un po' lo scuro, un po' il rosso usati anche sopra, e per illuminare la parte interna dell'occhio uso semplicemente l'illuminante, questo MAC, che ho utilizzato sul viso. E questo illuminante mi piace perché lo trovo naturale, cioè non è finto. Ovviamente se lo mettete un chilo si nota,
ma se no, insomma, è carino. Però a volte che magari voglio qualcosa di più intenso, appunto lo vado a intensificare mettendocene sotto uno cremoso. Comunque, guardare le serie TV a me piace in lingua originale, ecco, non c'è niente da fare ed è molto molto stimolante per il cervello. Allora, ok, quindi il trucco occhi è fatto, manca solo l'eyeliner nelle ciglia inferiori e un po' di matita nera. Credo di avervi detto eyeliner nelle ciglia inferiori, ma ovviamente intendevo il mascara. E utilizzo quest'altro di MAC, ne utilizzo due perché le devo praticamente finire, che è il Black Extreme. Non mi fa impazzire, ma nemmeno quando non è quasi finito secco, ma insomma comunque mo ce l'ho e lo finisco. E quindi mancano solo le labbra con questo prodottino di Lime Crime. Io adoro Lime Crime, non ho tantissimi prodotti, ma semplicemente perché per reperirli devo comunque comprarli dal sito e che poi la dogana, insomma, acquisto molto molto raramente. Allora, questo è il prodotto. Trovo sia un colore fantastico per l'estate, perché comunque è un po' aranciato e secondo me sta benissimo con il trucco, con questi colori di trucco degli occhi. Io, allora, non adoro questo prodotto con le tinta labbra perché seccano un po', secca anche qui, insomma, non mi piace. Però con un rossetto sotto lo trovo migliore. Quindi questo è il risultato finale. Può piacere, può non piacere, perché chi ama il matte ovviamente non amerà questo trucco. A me piace. E quindi niente, ora lo andiamo a guardare alla luce del giorno. Voilà! Trucco finito, io lo stra adoro, mi piace veramente tantissimo, mi piacciono tantissimo i glitter degli occhi, e niente, a me piace tanto ed è per questo che ve l'ho voluto riproporre anche a voi, perché secondo me è un trucco estivo bellissimo. Peccato che io non abbia l'abbronzatura, cioè, ma nemmeno utilizzando gli abbronzanti, cioè gli autoabbronzanti, è assurdo. Comunque, io spero che il mio make-up vi piaccia, molto semplice ovviamente, come tutti i miei tutorial, perché io insomma non è che sono una make-up artist, però mi piace il make-up. E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social, soprattutto Instagram, e al prossimo video. Ciao!